Dario, guardati Ale Gira Giusta che prende a calci lo Zen. Cos'è lo Zen? In che senso? Però è da tanto che non guardiamo il nostro Ale, eh? Che ne dite? Si abbona sempre, vuol dire guarda i miei video, no? Penso. Vediamolo. Nostro fratello Ale. Nel quartiere più pericoloso Grazie, di tutta Italia. Dopo il video sul quartiere spagnolo, in molti nei commenti mi hanno scritto: "Beh, è facile andare alla mina, prova ad andare allo Perché il microfono è spanato? Zen di Palermo". Lo Zen, infatti, è un quartiere. Cioè, vola fanaosa comica sul commento, ma è uscita malissimo, sembra che si sia spanato il Era microfono. nato a cavallo tra gli anni 60 e 70, che si divide in Zen 1 e Zen 2, in cui il secondo è riconosciuto come uno dei quartieri più pericolosi di tutta Italia. Già dall'aspetto mi sembra molto tranquillo come posto. Occupazione illegittima delle case, mancata offerta di servizi e infrastrutture e addirittura l'assenza in buona parte dell'area dell'intera rete fognaria. Vabbè, non tutto serve a Il niente. quartiere è così malmesso che a un certo punto addirittura l'architetto Massimiliano Fuxas ne ha proposto la demolizione, un po' come è successo con le vele di Scampia. Come al solito pensavo che dietro a questi dati, questi numeri, queste parole ci fosse un po' di esagerazione, ma giudicare da quello che mi è successo una volta arrivato, direi che in fondo. No, spoiler però, Ale, scusami. Però ecco, già questi sono più interessanti rispetto agli hacker. Cioè, questi sono anche divulgativi, interessanti. Cioè, non sapevo di questa roba, per esempio, io. Quindi, top. Almeno una parte di verità c'è. Ho chiesto quindi su Instagram se qualcuno del posto avrebbe potuto accompagnarmi in giro per Aspetto, ci mancherebbe. Però intanto le premesse non sono la male. zona e, come da tradizione, mi hanno risposto un sacco di persone. Quello che ha suscitato però da subito il mio interesse è stato il barbiere dello Zen, una figura conosciuta un po' da chiunque da quelle parti. Mi sembrava la persona perfetta, ma ancora prima di fare il video ha una richiesta per me. Così gli scrivo e gli spiego più nel dettaglio cosa vorrei fare. Raccontare nel modo più veritiero possibile e più profondo possibile quello che è la realtà dello Zen. Tutto questo facendo un giro all'intorno. Dall'altra parte lui mi risponde: Io ti posso fare conoscere, per esempio, ti posso prendere una persona che è stato pure arrestato, sa com'è lo Eccoci. Zen, e ti faccio fare un giro pure nel quartiere. Possiamo fare quello che vuoi, però cioè, è meglio che certe cose parliamo di presenza. Sempre un attimino perché non parliamone via telefono, parliamone di Ecco la presenza. richiesta. Ancora prima di fare il video, voleva vedermi, conoscermi e valutare se volesse davvero la pena aiutarmi. Ci sto e gli propongo di farlo subito. Ma io potrei venire anche domani, se tu ci sei. Mi dice di sì e ci diamo appuntamento. Io potrei essere libero dopo le 6, 7 di sera. Perfetto, ma ho un grosso dubbio. Cioè, tu dici che se io vengo lì a fare un giro da solo prima delle 6 e poi dopo le 6 iniziamo a muoverci insieme, non va bene? Ne parliamo di presenza direttamente domenica. In ogni Niente, non c'è verso di sapere una semplice caso, informazione. per me va bene, ma rimane ancora una cosa da fare: trovare un compagno di viaggio. Non so scritto perché boh, chissà, andrà d'estate. Riccardo è un mio amico coraggioso. Beh, invece vuoi andare domani mattina? Eh sì. Ma inizia già con le scuse. No, sì, devo solo allenarmi. Allenarci si può allenare dappertutto. Ok, non ci sono. Questo anche è vero. No, però. Bella la qualità della telecamera. Serenità, mi sono messo d'accordo con il barbiere dello Zen, che è quello che conosce tutti, che mi ha detto che mi accompagna. È sposato Ale della Giusta? Ho la fedina quella. E tutto quanto. Esatto, perché il barbiere è davvero una delle persone più conosciute del posto. Se tu vai su Google faccio tutto quello che ho vinto. Ma Riccardo si ricorda subito di un avvenimento non piacevolissimo Ah, è sul medio, non ci ho fatto caso. successo proprio nel centro dello Zen. Ho un ricordo dello Zen solo quando ammazzavo una cosa. Brumotti, sì, esatto. Sei mica. Però non l'hanno ammazzato. Sei quasi spaccia. Lasciamo perdere Brumotti, Salvini che citofona. Voglio dire una banalità. Ecco, sto per dire una grande banalità. Quindi tutti pronti. Ragazzi, quando c'è Brumotti che va in giro a chiedere se lei spaccia, guardate le piazze di spaccio, inquadra gli spacciatori scappano. Non è un Robin Hood. Cioè, non è un benefattore. È una persona che può anche inquinare le indagini che stanno portando avanti le persone pagate per farlo e più indicate per farlo, quindi polizia, carabinieri, insomma, le forze dell'ordine. Quindi magari stanno agendo sotto copertura da mesi, se non anni, per cercare di monitorare tutti i giri di spaccio e arrivare alla fonte, cercare di distruggere veramente i giri di spaccio che ci sono. Arriva Brumotti improvvisamente.
e distrugge tutto. Cioè, è una sorta di ruspa che spacca qualsiasi cosa, perché bisogna fare il servizio dove faccio vedere, il servizio populista dove faccio vedere che io inquadro gli spacciatori e non ho paura di una sega. Non funziona così, cioè, magari ci sono degli infiltrati, mesi e mesi di indagini, di risorse, di soldi pubblici che vengono spesi, che Brumotti pensa bene di sfruttare così. E non va bene, cazzo. Non va bene. Anche Salvini, che infatti è stato indagato per questo, che suona il citofono e dice: ma lei spaccia? Se c'è un'indagine in corso, sono cazzi, infatti, sono cazzi. Poi non mi interessa se fa l'inquadratura o se c'è la polizia, carabinieri che lo seguono. Però è comunque una persona che non è una forza di polizia, Brumotti. Non ha un distintivo. Non va bene quella roba, secondo me. Non va bene, basta. Bello. Oh, là. Ok, top, va bene, grazie. Oh. Letto presto, sveglio alle 4 e mi avvio come al solito verso Malpensa. O magari non è così, magari non è così, è la mia idea, sbaglio, c'è la collaborazione totale delle carabinieri e la polizia, quindi ho detto una cazzata, può darsi, 100%, però quello che penso io, basandomi un po' sulle indagini che seguo, sulle robe che seguo riguardo, insomma, giustizia e robe mie, che sapete, grazie sempre a Nightcrawler, mi sembra un po' sbagliato, ecco, quello che fa, però, mio parere. Ah, che paraculo, raga, non è che paraculo, paralettere, altro che paraculo, parallel così, con guantoni proprio, guantone da baseball, aspetto la lettera e la intercetto così, grazie a LucaMene94, ormai ragazzi io devo stare veramente attento a quello che dico, ma non sto scherzando, Dio Cristo. Nonostante tutto sono carico, so cosa voglio ottenere e so che la mia intenzione non è per niente quella di mettere i piedi in testa a chi abita lì. Saliamo sull'aereo e pensiamo a goderci in serenità il paio d'ore che ci distanziano dalla nostra prima destinazione, Palermo. Ma non si è letto nemmeno il nome, che cazzo era sta transizione? Comunque, sinceramente, Palermo me l'aspettavo un po' più calda. Eccoci qua. Che bello. Tanto che 20 minuti dopo sono dovuto andarmi a comprare una giacca, che nelle ore successive farà una brutta fine. E come ogni avventura che si rispetti, eccoci qua. Non spoilerare. La garanzia. Andiamo a ritirare la nostra fiammante trap car. Il mezzo, let's go. Trap car. Non fa mai di gambe. E non so dove devo andare, nemmeno tu lo sai. E si parte verso il B&B. Arriviamo all'appartamento, che effettivamente spacca. Questa stanza è gigante, senza motivo. Comunque non c'è tempo da perdere. Stasera ci possiamo godere direttamente qua. Da ma. Io confermo e lui mi dà la sua parola. Va bene, ok, allora ci vediamo tra una retta da ma. Tempo di finire il video su Bunker e Latitanti e di pubblicarlo e siamo pronti per andare a trovarlo. Stiamo andando per la prima volta allo Zen. Il piano è parlare con il barbiere. Vabbè, informazioni utili, ragazzi, sta narrando, lasciatelo fare, è un professionista, semplicemente sta cercando di farti entrare nel mood, sta cercando di farti capire cosa andrai a vedere, hype. Quello dello Zen e capire domani con calma cosa riusciamo a fare. Di notte comunque Palermo fa davvero un altro effetto e iniziava a salirmi un po' della classica ansietta. Ma immediatamente la mia preoccupazione è diventata un'altra. Non pronto per la guida, ci dice. Ah! Questo è il segno che non dobbiamo andare. Ah, aveva bisogno del suo tempo. Andiamo e basta. Un po' di tensione nell'aria. Ovviamente, 17 minuti. Per forza portare. Eri nazina. Mentre ci avvicinavamo allo Zen, ero un po' preoccupato. Non tanto per il posto, che non avrei esplorato completamente quella sera, ma perché il barbiere non voleva che io riprendessi la nostra prima conversazione. E poi Riccardo rincara pure la dose. Ho detto prima, l'articolo diceva di un ragazzo che è uscito di casa dallo Zen e ha sparato un'impazzata. Top, bene. Beh, penso che sia un bel ambiente. Diciamo che tra tutti i momenti della giornata in cui si può andare per la prima volta allo Zen, la notte con il buio pesto rende ancora più piccante la situazione. Comunque, neanche il tempo di ragionare su quello che stavamo dicendo. E Mario ufficialmente nello Zen. E queste mi sembrano. Ma perché il suoni da hacker? Come ci hanno insegnato in America, si parcheggia sempre faccia pronta a scappare. Sì, pa. Questa roba la ricordo ancora. Adesso siamo ufficialmente all'interno dello Zen. E lì c'è il nostro amico barbiere. Buonasera. Sto vento.
Ciao, piacere. Alessandro. Come va? A posto. Ma non è solo, perché con lui c'è anche il cognato Giuseppe. Il quartiere ce l'ha in mano lui. Su 2000 abitanti, 1500 vengono qua. Per mettere nel repentaglio la sua posizione. E infatti, visto il contesto, ad un certo punto il barbiere aveva anche smesso di rispondermi. Io non ti ho risposto più sulle mail, perché io ho visto dopo i video tuoi e ho detto io ho paura se io mi metto in condizioni sbagliate. Tu stai parlando con un soggetto che ha fatto 7 anni di carcere, adesso lavoro. Ah, vabbè, comunque si inizia già ad entrare in un mood di familiarità, di compagnia, di felicità, di armonia, no? Vedo, c'è una certa, no? C'è una certa complicità. Oh, cioè, che ho capito tante cose dalla vita, però il mio passato non può pure nascosto. Cioè, sono nato qui, sono cresciuto qui. Perché io la rapina l'ho scontata. Sono stato condannato dallo Stato, l'ho scontata, ho finito. Sto. Gli chiedo quindi come si vive da quelle parti. Cioè, tu per vivere qua ci devi nascere. Ma se tu, per esempio, da Friuli Venezia Giulia vuoi comprare casa qua, non ti ci troveresti. E perché? Se qua o sei questo o sei quello. O sei zero di ignoranza, o sei una persona per me. Cioè, non puoi trovare. Io su questo non sono molto d'accordo. Spesso si dice queste robe qua, si dice anche nei quartieri peggiori di Napoli, ma anche di altre città. Se sei nato nella strada, se sei nato nei quartieri, è difficile che tu diventi una persona per bene. Non lo so, non sono molto d'accordo. Secondo me la via di mezzo c'è. Poi chiaro, se cresci in un contesto di estrema povertà, è molto difficile raccapezzarsi e vivere nell'onestà totale. Ci vorrebbe anche lo Stato a proteggerti o comunque a darti una dignità, a darti qualcosa per farti vivere o comunque per farti trovare lavoro. Non è assistenzialismo, è semplicemente assistenza. Solo che, secondo me, in certi contesti si tende un po' a utilizzare questo stratagemma del quartiere per paracularsi quando si vuole delinquere, semplicemente perché la via più facile è sicura, la via più facile è veloce. Dipende, a volte sono scuse, a volte è verità, bisogna capire caso per caso. Però ecco, a volte sono cazzate, questo bisogna dirlo. Io lo devo dire perché lui è per un estremo, io sono per la via di mezzo. Un soggetto come me che ha fatto delle cose terribili, però ha l'intelligenza. Ritorno quindi sul discorso che abbiamo fatto al telefono. Ha senso andare in giro? No, vabbè, ragazzi, poteva essere vero 30 anni fa, non è vero. Ci sono anche delle periferie e dei quartieri di cui lo Stato se ne sbatte alla grandissima da anni e non fa assolutamente niente. Vuoi perché hanno già mangiato i soldi, vuoi perché sono collusi con la mafia, vuoi perché quello che cazzo vi pare, ma c'è da dire che certe periferie, anche romane, sono state proprio totalmente skippate, cancellate, dimenticate. Questo bisogna dirlo assolutamente. Solo che da questo a o sei delinquente o sei un grande, ecco, no, ce ne passa, secondo me. E tu lo vuoi fare? Io ti dico di farlo, se tu lo vuoi fare. Però per me questa cosa non lo fa. E com'è possibile che un quartiere di 15.000 persone si sia fatto questa maniera, certo, nel tempo? Non nascondere che questo è un luogo della Sicilia dove c'è la percentuale più alta di crimini. È dato di fatto. E tornando ancora una volta alla mia possibile uscita in solitaria. Cioè, è difficile gestire i miei clienti. Penso che tu ci devi andare a più buono. Anche perché l'ultima cosa che voglio è che mi crei problemi a me. Mio padre ha chiamato la parrucchieria a 43 anni. Chiedilo a Marco. Ma lo posso chiedere anche a Marco, però ho amici di Messina che lavorano tranquillamente a Messina, hanno una carriera a Messina, hanno un ufficio, fanno lavori normali. Dipende, non è che Messina c'hanno tutti il coltello in bocca, c'è gente anche che vive lì, sta bene lì, ha una carriera lì. Cioè, e invece a Marco ci stava male, perché lui come artista ci stava male, è andato via. Cioè, dipende. A me mi conosce tutto il quartiere. E sono rispettato perché rispetto. Ma i nostri nuovi amici... Qui stiamo parlando comunque di una roba diversa. Lo Zen, ragazzi, credo che da come lo descrivono sembra quasi un mondo a parte, per citare la sigla di Lost in Talk. Continuano a non essere d'accordo. Cioè, prima sicuro di addentrarti. Ma sì! Ma la motivazione è vera? Siamo preso meglio, io vendo droga. Raccontami la tua vita. Cioè, io non te lo vengo a dire, lo sai, io vendo droga. Mi sveglio la mattina, scendo, preparo i pacchettini. Non te lo dico. Un po' stremato, ma anche spinto dalla volontà di essere completamente sincero con loro, faccio la mossa più azzardata possibile. Perché se mi vedono a me che tu riprendi. Ma nessuno vede che riprende. Io ho ripreso tutto quello che abbiamo fatto, sincero. Adesso, tutta la nostra conversazione, ho ripreso sempre. Per averlo.
Ovviamente, come ti ho detto, ti prometto, ti do la mia mano, la mia parola, tutto quello che vuoi. Non metterò niente finché voi non avrete visto e avrete detto, ok, questo lo puoi mettere, questo va bene. Avrei potuto anche non dirti che avevo ripreso. Ma per stare sicuro accettare. Ma diciamo che non l'hanno presa proprio benissimo. Minchia? Ah, non gliel'aveva detto prima? Ok. Sì. Non si può fare. Perché? Perché no? No, già lo stesso fatto che tu gli hai ripreso tu. Magari mi sentivo tranquillo nel parlare con te, capisci? Ma non ho detto niente di... No, ma decido quindi di... Ecco, infatti, era meglio di dirglielo prima, Ale. Va bene il giornalismo d'assalto, ma così si rischia vero. Spegnere la camera, cercando di spiegargli che sono realmente in buona fede. Fortunatamente iniziano a fidarsi e quindi saliamo in macchina e andiamo a fare il primo giro nello zen. Come si fa ad aprire? Quali sono, i crimini che vengono commessi maggiormente qua? Le armi, le droghe, le rapine, esistono in tutto il mondo. Magari nella città di Palermo si commettono 10 rapine al giorno, in un paesino del Friuli Venezia Giulia una ogni 2 anni. Comunque, continuiamo a girare per strade che sembrano tutte uguali e continuo a chiedermi come mai lo zen sia in quelle condizioni da decenni. Un posto emarginato, è un posto dimenticato. Proprio il mio, tipo pesce, fetta della TX. Capisci cosa significa? No. Il pesce, quando puzza. No, non è che è fissato col Friuli, è che, da quanto ho capito, Ale della Giusta è del Friuli e quindi gliel'ha detto e lui... sta facendo il paragone con la sua regione, credo. Puzza dalla testa e poi puzza tutto il resto. La testa chi sarebbe? Il governo. Il governo, ok. Il governo, sì. Passiamo poi ad un discorso che lo tocca davvero da vicino. Prendiamo questo argomento. La giustizia italiana, per te il carcere in Italia, a cosa serve? Dovrebbe servire a rieducare le persone che hanno commesso dei crimini. Parola importantissima, rieducare. Quell'istituto dovrebbe... Allora, qui ora... Il discorso carcere è veramente complesso, poi se ne sta parlando ultimamente di più per l'arresto di Messina Denaro. Aspetta, questo non è buono e questo è buono. Non è così. Il carcere in Italia è prendi un soggetto che ha sbagliato, chiudilo dentro una cella con tanto di topi a scarafaggi, prendi 3 anni, fatti 3 anni, poi quello che cazzo vuoi fare fa. Questo è un discorso... Allora, anche qua, non è proprio così, cioè non è solo questo. C'è anche questo, purtroppo... Ma non tutte le carceri sono così. Okay. Io conosco tantissime persone che lavorano all'interno dei carceri, non solo come secondini. Io ho una guardia carceraria come vicino di casa. Conosco gente che ha fatto anche laboratori e attività all'interno dei carceri. Anche Cipi ha fatto questa roba qua, tra l'altro, non so se lo sapete. E... Però dipende, ci sono carceri che trattano bene i detenuti e che fanno valere lo stato di diritto al 100%, e poi c'è una situazione di carceri in Italia tremenda, orrenda, che andrebbe tutta rifatta da capo. Però con quali soldi? Con quale opinione pubblica? Che per l'italiano medio i carcerati dovrebbero morire, marcire in cella, buttare via la chiave, andate a morire bazzati, bastardi, figli di puttana? È un casino. Quindi è un disastro, ragazzi. È un disastro. Però anche qua, insomma, ci sono le vie di mezzo. Grazie al Disa, grazie a Lucerp, Starta Floyd, Wenes, Dataico, Fritto Mostro, Ghibri, Cristante Zoppicante e Bosfons. Sì, vabbè, edifici fatiscenti, condizioni delle carcere, condizioni dei detenuti. E poi ci sono anche situazioni migliori, ci sono anche vie di mezzo interessanti. Molto interessante che a Giuseppe sta particolarmente a cuore, anche perché più tardi mi racconterà una storia effettivamente molto triste che vede protagonista un suo compagno di reclusione. Natale, ci danno la possibilità di stare tra grazie di noi, Cristiano, grazie lo scello, grazie Gigi, in una saletta di socialità. Io porto un panettone, tu porti un pacco di nocciolini e passare quella giornata in maniera diversa. E c'era anche questa persona triste, mangiano, finisce, gli dice al medico: mi dai l'ultima sigaretta, vieni, fumo. 2:30, 3 di notte. Sento confusione nel corridoio. Sì. Non per affacciare la testa. Sbaglio. Esco il CD. Musica. Sì. Per vedere. Facevo il riflesso. Si è impiccato. È morto. E quindi immagino che anche storie come questa abbiano contribuito a far cambiare la mentalità di Giuseppe. Oltre a dei ragionamenti molto più personali. Quando tu credi di avere
tutto il tempo a disposizione. La mamma che ti diceva, ma domani che non mangi la casa, no, ma ho da fare. Perché credi che c'è tempo di poterlo fare quel pranzo, capisci? Privarti della libertà, sei privato di tutto. Poi desideri quel pranzo a tavola con i tuoi. Anche perché lo Stato, secondo Giuseppe... Oh, raga, questa roba è interessante, veramente. Vaffanculo, bravo Ale. Non è che sia di grande aiuto. In Italia non cercano il colpevole, cercano un colpevole. Loro bastano una testa da prendere e mettere. Oh, bravo Ale, cioè, oh, che devo dire, alzo le mani, cioè, a me queste robe garbano a bestia. È bravo, de. Lalla, non gli... Poi le cazzate di lui da bimbetto e va a giro per Miami, o la cazzata di Dozzer era una merda, faccia ridere, era trash, ma questo è veramente grande. Interessa se è vero o non è vero, se questo soggetto l'abbia fatto o no, capisci? Sulla mia pelle. Resta però che una rapina l'ha fatta. E c'era un dettaglio che effettivamente... Poi non mi piace molto lo stile, eh? Cioè lui che cerca sempre... e perché? Ma i cazzi? Li ti sborra? Ecco, questa roba qua non mi piace ancora, ma... Piano piano sono convinto che con la maturità, anche l'età adulta, possa migliorare ancora. Mentre mi mancava. Tu sei andato in carcere per cose che hai commesso. Per cose che ho commesso e per cose che non ho commesso sono andato assolto. In che senso? Hanno fatto... vedi, sa, in che senso? Mi prudelano? Cioè, questa roba qua va un po' modificata, secondo me, per me, per il mio gusto personale. Cioè, ci sta, lui che intervalla il racconto, però... Che sti cazzi. Una rapina in un tale posto. Loro dicevano che questo soggetto... Cioè mi piace più lo stile ironico di Piff, capito? Per me quello è il top. Però per arrivare a livelli di Piff ci vuole tempo e tanta gavetta, come ha fatto Piff. Questo ero io. E mandato di cattura c'era questo primo piano. È tipo un po' le Iene, anche a me. Le Iene ancora peggio, perché sono le zoomate in studio, poi le transizioni vecchie di 100 anni con l'urli, pezzi di film. Però poi... Ma cos'è questa storia? Andiamo a fondo coi cazzi. Cioè queste robe qua non ce la faccio più, basta. È il mio nome. Quindi sostanzialmente qualcuno l'ha incastrato. Area video sorvegliata, tanto di fotogrammi. Che cazzo è questo? Ma infatti si è andata la perizia luce fisiometrica a spese del tribunale, perché non avendo reddito posso accedere agli aiuti che dà lo Stato per potersi difendere. Bocciata. E come cazzo mi devo difendere? Se io non supero il reddito e mi spetta questo aiuto dallo Stato per potermi difendere e tu non me lo dai, perché non me lo stai dando? Giuseppe si è pagato di tasca sua la perizia e il risultato è stato... Non compatibile al 98% caso archiviato. Se non avessi avuto questi 800 o 1000 euro per fare la perizia, io sarei stato condannato. E scontare una pena per un reato che hai commesso, minchia, ci sta, ma scontarla per uno che non hai commesso non è che sia proprio carino. Com'è possibile che se facevi le rapine non avevi soldi? Non avevo soldi, li ho persi. Ho fatto la rapina e li ho persi. Brumotti qua è stato. Ah sì, è vero, qua ho una visione di Brumotti che arriva la gente dai lati qua giù e tira. Ma entrare tipo a piedi in queste viette dove ci sono le case è quello che tu sconsigli di fare, giusto? Sì, che ovviamente è la cosa che farò. Ma domanda tremenda, è una domanda lecita. Infatti l'ha messo sotto scacco, non ha saputo cosa risponde. L'avrà giocati, l'avrà spesi, che ne so. Domani, ma ci torniamo più tardi. Comunque torno sul carcere e su quello che ha provato lui durante un'esperienza del genere. Ma qual era la cosa che ti è mancata di più quando eri in carcere? Tutto. Le tue cose, il tuo bagno, andare a cacare con la paura che c'è la guardia che ti guarda là dallo spioncino mentre caghi. Effettivamente bello non deve essere. Finito il giro, si torna alla base. Dai, stai registrando, finiscila. Che mestiere fai? Questa. Che cazzo di mestiere è? Perché? Sto scherzando. È bellissimo. Mamma mia che paura, mi sembrava coso. Mi hai ricordato la scena dei bravi ragazzi, di quei bravi ragazzi. Il lavoro più bravo del mondo. Buffo come, mamma mia. Mi stavo prendendo male. Comunque, facciamo l'ultimo giro nel... Sto prendendo male. Ho un pene enorme. Dai ragazzi, cazzo, queste robe qui, Ale, vanno aggiustate un po'. Ma, dopo qualche minuto... Siamo andati via da un quarto d'ora e mi ha già videochiamato. Vediamo cosa vuole dire. Temevo si fosse arrabbiato o che non volesse più continuare, ma in realtà... C'è l'invito che mi hai fatto per stasera a cena, lo accetto per domani, se domani a cena. Boia, mi hai fatto top. Simpatia. Top, ma cioè questi sono proprio bei colpi, secondo me, anche a livello giornalistico, Cioè questo è un servizio proprio importante, secondo me. Quanto dura? Poi 30 minuti, Dio mio. Anche tu. Un abbraccio. Ciao. Ciao. Un abbraccio.
Eravamo tutti e due super spaventati. E invece c'è una domanda. Amico, non ha detto niente. Bello, 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 sono contento. Dopo un primo momento di tensione, la situazione mi sembra che si stia trasformando in quella giusta. Sì, aspetta un po'. Speriamo bene. Per andare a dormire sereno, comunque, decido di godermi un'oretta di relax su Netflix. Ma avevo voglia di qualcosa di diverso rispetto al solito. Ho quindi una soluzione. Come vedete, ho appena aperto un orvi. Porco di inci, Dio me, oddio, madonna di Dio morto. E Dante. Un rap. Forse. E via. Secondo giorno zen. Mi sa che ne avremo bisogno. Forse abbiamo trovato un altro contatto interessante. Il contatto interessante è Dante. Un rapper dello zen che fa parte del collettivo Villa Muerte. Che da anni prova a raccontare il suo quartiere sotto una luce. Belli questi gesti. Diversa da quella con cui viene raccontato. Ci eravamo sentiti il giorno prima e mi era sembrato abbastanza convinto ad accompagnarmi per le strade dello zen 2. Peccato che. Non ci risponderà mai. Se lui non ci risponde, dobbiamo fare il giro da soli. E non era proprio l'ideale. Dato che ieri ci hanno detto. Per me? Questa cosa non lo fa. Risponde la segreteria. Decidiamo quindi di prenderci un paio d'ore per fare un giro, perché sarebbe stato un peccato stare qui senza goderci minimamente quello che ha da offrire Palermo. Andiamo a visitare la prigione dove ha scontato la sua pena anche Giuseppe. La prima volta che Totorino è stato qua dentro aveva 19 anni. Andiamo a mangiare piatti tipici del posto e scovare personaggi incredibili. Sei bellissima tu! Ah, lui è il numero uno. Sei tu che sei bello a mangiare. Non volevo però perdere tutta la giornata e quindi, Dante o non Dante, decidiamo di andare. Eccoci qua. Quindi, il programma è questo. Andare dal barbiere e chiedergli dei consigli, girovagare per le vie dello Zen 2 e chiedere informazioni, tornare al negozio e farci raccontare qualcosa in più dal nostro amico sulla vita in carcere. Bel programmino. Andrà tutto a puttane? Sì. Ore con il classico parcheggio sul marciapiede. Ma come? Chiedo quindi subito un consiglio. Che giro ci consigli di fare? Se tu non ti fermi con la macchina. No, io vorrei andare a piedi. E dipende da chi trovi tu. Spero nessuno di troppo losco. Prendi acqua e prosegui sempre dritto. E poi metti a camminare. E noi perché ora ci troviamo? Verso le 7:30, così. Sì, va bene. 7:30. Perfetto, quindi abbiamo un sacco di ore per scoprire tutto quello che c'è da scoprire sullo zen. No, chiedo quindi a un signore di vicino che strada mi consiglia di fare e se quello che stiamo facendo è pericoloso o meno. Ma ci vuoi dire che ti posso parlare? In caso se mi dici di no, dico. Esatto, bravo. In quel caso non succede niente. No, tranquillo. Invece scopriremo che non sarà proprio così. Adesso? Vabbè, tra un po' ci arriviamo. Ok, quindi adesso ci dovrebbero essere un quarto d'ora. Si è detto Camu che appena c'è uno nuovo iniziano a parlare tra di loro ad occhiarti e a guardarti dalle finestre. Piedi di Zen 1 e poi arriviamo allo Zen 2 che dovrebbe essere la zona più pericolosa. Provo quindi a sentire ancora una volta Dante sperando che risponda. Ciao Dante, noi siamo qua adesso. Ok, mi ha dato un audio a Dante. Mi ha fatto prendere un colpo, cavolo, mi è corso a un centimetro. Diciamo che la tensione cominciava ad essere un po' altina e si è alzata ancora di più quando Dante effettivamente risponde. Di recente è arrivato anche Gab Morrison, che è uno dei youtuber francesi più famosi al mondo. Poi il titolo del video era Zen, quartiere mafioso. Uno ce la mette tutta anche per, diciamo, sostenere il proprio quartiere, certe realtà. Però poi deve essere denigrato così. Vabbè, sì, però... A me dispiace, ma io non ci sto. E quindi eccoci qui, soli, mentre ci apprestiamo ad entrare nello Zen 2 senza nessuno a farci da spalla. Sono fiducioso che riusciremo a trovare qualcuno con cui parlare. Ah, sicuramente per di qua si va allo Zen 2. Sì, qua ci ha sconsigliato il signore, non bisogna. Comunque ci sono un milione di posti per giocare a calcio. Ah, questi sono i vicoli. Mamma mia, questo qua è impressionante. Qua è bello suggestivo. Ma al di là dei luoghi, l'obiettivo rimane uno. Però bisogna riuscire a trovare qualcuno con cui parlare. Mamma mia, follia. Quindi prendo coraggio e chiedo dei ragazzi intorno. Ecco, tu bravo, un secondo. Sì. Io faccio video su YouTube. Ti piacerebbe fare una specie di racconto di com'è vivere qua? Quindi se. Non sono la persona più giusta per fare questo. Demme! Ovviamente. Va bene, scusate. Al cane. Ciao. Ma noi non ci perdiamo d'animo. Il primo no ci sta, adesso vediamo come va avanti. Speriamo che sia chiaro che non vogliamo dare fastidio, insomma. Nonostante intorno la gente... Di sicuro già tutti avranno comunicato. Finché non vengono a dirci qualcosa, noi continuiamo. Anche perché comunque, tra un po', il sole tramonterà. Oh, la polizia. Toh, proprio quelli che ci torneranno utili tra un po'. Decisamente caratteristico il posto in cui si aspetta il bus. Io comunque continuerei a muoverci sempre io, per sicurezza. Queste sono case? Queste è tipo una piccola fattoria? Sì, abbiamo visto male, ma fare tutte lei.
se lei ha piacere di raccontare qualcosa, cos'è questo spazio, cosa fa, di bello, di brutto. Ma io per adesso ho un po' da fare, devo spiegare, devo andare. Non l'avrei mai detto, guarda. Dove l'hai trovata? Mi fai la filmina a mano. No, sto filmando le cose. Non molto amichevole. Proseguiamo. Oh, una 500 tutta smontata. E alla fine, dopo una serie di buchi nell'acqua, decido di prendere la situazione in mano. Il filmino, posto giusto, lo sto aiutando. Perché? No, andiamo secondo me con il parrucchiere di qua. Non ti fanno niente? No, capito. Cioè, non stai facendo niente di male. Ecco qua. Non stai facendo niente di male. Nel senso, si può fare un giro. È un posto in Italia dove se voglio fare un giro faccio un giro. Non credo funzioni così, Ale, ti dico la verità. Ecco qua. Un altro gruppo di ragazzi. Proviamo anche con loro. Mi piacerebbe fare una specie di documentario su come... Passaggio, turismo. Vedi, alla peggio ti dicono di no, tu vai via e non succede niente. Ci inoltriamo comunque... Sta più dicendo a se stesso che all'amico, secondo me. Ancora di più verso il centro dello Zen 2. Tanto che mood e persone cambiano davvero a vista d'occhio, via dopo via. Bambino con la moto da cross, classico. Ma la soggezione sale sempre di più. Cioè, ce lo leggono in faccia proprio che non c'entriamo niente qua, si vede come ci guardano tutti. Fino a quando non succede l'inevitabile. Sentite questo motorino. Eccolo qua, un piccolo avvicinamento così, ma in amicizia credo, Ecco, è il motorino di tre ragazzi, all'apparenza innocui, a cui siamo andati a parlare chiedendo le stesse identiche cose che abbiamo chiesto agli altri. Ma lui non viveva lì, era turismo sempre. Il problema però è che il risultato è stato questo. Scusate, ma cosa metti lo spoiler se tanto stai raccontando quello che sta per succedere fra un minuto? Mamma mia. Dove cazzo andiamo? Sostanzialmente è andata così. Mi sono fermato, gli ho iniziato a fare la classica domanda e loro mi sono subito venuti incontro dicendomi di cancellare immediatamente il video. Io l'ho cancellato e quando mi sono girato per andarmene, okay, uno mi ha tirato un pugno fortissimo qua così. Abbiamo iniziato a correre. Ah, ok, non c'è. Non c'è la ripresa. Basta, basta. Pensavamo di averli completamente seminati e di essere in una zona, diciamo, sicura. Ma in realtà continuavano a starci addosso. Mi hanno tirato un calcio correndo con il motorino. Adesso? Minchia, ma proprio lo inseguono col motorino, cioè in moto, mamma mia, tremendo. E loro erano lì col telefono che mi filmavano mentre mi prendevano a calci. A un certo punto vedo che scappano, mi giro e arriva la volante della polizia che inizia a rincorrerli. Sono arrivati i carabinieri. Non male. Ci stavano inseguendo con il motorino e ci tiravano calci. E dopo un paio di minuti eccoli di ritorno, spiegandoci che non si erano fermati subito perché... Ho visto questa scena, ma pensavo che stavate scherzando. No, non stavamo scherzando. Che è successo? Dici velocemente, così diamo le indicazioni. Praticamente ci hanno inseguito e ci tiravano calci col motorino sulla schiena. Ah. A caso. Ma non vi hanno rapinato? No. Gliel'ho detto, io non sono come Brumotti. Lui fa, noi Brumotti lo vogliamo uccidere. E ci hanno detto di scappare. Noi abbiamo preso, ce ne siamo andati. E a un certo punto mi sento un calcio forte sulla schiena. E iniziano a inseguirci col motorino, a tirarci sassi e calci. E poi dopo filmando, vabbè, questo è successo. Sì, ma coi sassi sempre. I carabinieri. E sono scappati. Spieghiamo quindi l'accaduto nel dettaglio. E uno degli agenti ci dice che... Perché Brumotti viene con, insomma, sistemi di sicurezza. Cioè voi così, per l'amor di Dio, si può sempre fare. Però non vi addentrate in determinati quartieri perché diventa davvero pericoloso. Io sono andato lì come un amico che è curioso e ha voglia di imparare. Sì. Un amico è curioso che parla con l'accento del nord, capisci? Ma questo... Infatti il risultato è stato giacca rovinata. Proprio quella che avevo comprato appena arrivato a Palermo. Guarda, c'ha la piedata sulla schiena. Sul momento ci siamo spaventati, ma poi minchia, perfetta, tutto il resto del tempo ci abbiamo riso su. Torniamo dai nostri amici con la coda tra le gambe. Eccoci qua. No. Ci hanno preso, ci hanno preso a calci. No, è durissimo. In effetti me l'aveva detto. Racconto quindi tutto anche a loro. Io so che tu non hai intenzione brutta, allora, ma vai a spiegare a loro. Vabbè, tu sei stato in altri quartieri, quindi lo sai purtroppo. Sì, ma mi dispiace perché... Io veramente tu volevo... sei andato con un'educazione. Vabbè, ma Ale, a una certa abbozzala, cioè, non puoi pretendere... Cioè, certe persone non vogliono ragionare, cioè, vabbè, è inutile anche dirla questa roba. Buona alle persone che hanno un'idea sbagliata dello zen.
che purtroppo non capiranno. Ritrovati i nostri però, amici, comunque cioè, è anche ero normale, decisamente no? Più tranquillo. Tanto che, forse per aiutarci a stare più tranquilli, ci offrono pure un trattamento di bellezza. Ci viene a offrirmi le sopracciglia. Quindi, sopracciglia. Guarda qua, che trattamento. E taglio di capelli magico. Che servizio! È arrivato anche il maestro. Guarda qua! Finito tutto il processo, l'obiettivo era uno, entrare a casa di qualcuno del posto. Ma man mano che il tempo passava, mi rendevo conto che sarebbe stato davvero difficile. E invece, con mia grande sorpresa, Giuseppe mi invita addirittura a casa sua. Adesso andiamo a casa di Giuseppe, si fida, così proprio. Vediamo lo zen un po' dall'alto. Ma la mia testa è rimasta ancora a quello che è successo prima. Per me cioè, è estremamente affascinante, anche se mi hanno tirato un calcio. È quello che volevi, per questo non sei incazzato. Non è che voglio posso un dire calcio, una roba, voglio... e oh, sarà strano, ma queste robe affascinano anche me. Poi è un fascino, non so nemmeno come definirlo, nemmeno morboso, però è... Non lo so perché, raga, non lo so, però affascinano anche me. Io voglio vedere una realtà. Esatto, esatto, bravissimo. E siamo tornati qui. Non so perché, cioè vi giuro non vi so spiegare il motivo. Non so se buono o cattivo, una via di me, semplicemente mi affascina e basta. Bam. Finalmente un ambiente che potrebbe dimostrarsi molto più amichevole di quello pomeridiano. No, è che... Oddio, vedi, lo sapevo che qualcuno interpretava male il fascino. Ovvio che è uno scandalo che esistano delle robe così, una persona non dovrebbe vivere così, non dovrebbe vivere di espedienti, di criminalità, non dovrebbe vivere in quelle condizioni igieniche, sanitarie. Ovvio. Ovvio. Non dovrebbero essere, non dovrebbero esistere tante cose al mondo. È una roba diversa, una roba tipo antropologica, non so come spiegarvi, ragazzi, veramente. Uno dei pochi ad avere la chance. Ti affascina essere picchiato? Ragazzi, adoro quando cercate di comprendermi, quando cercate di allargare un attimo il discorso, bellissimo. Beh, anche da qua è comunque impressionante. Che fa morire. Basta, ci sarà mia sorella che dorme. Ed ecco la famiglia di Giuseppe. Sì, Palermo mi affascina terribilmente, ma... Il mio bambino, mio padre, te l'hai conosciuto, vero? Ti vai i blocchi. Uno, due, tre, ah, sono da quattro, tipo tre palazzi? Sì. E quanti sono in totale? 16, 17 blocchi. Perché noi abbiamo fatto da laggiù, quindi fino a lì, e poi da lì abbiamo fatto il giro per di qua e siamo tornati indietro. Però tutta la parte di là non l'abbiamo vista. Ma ancora questa differenza tra Zen 1 e Zen 2 non mi è chiarissima. Qua ci sono persone. Cioè, cerco di non giustificare, di spiegare meglio le mie parole. Forse mi affascina il fatto di conoscere queste cose. Cioè, di rendermi conto che queste robe esistono, ne prendo atto, lo so, ne sono a conoscenza. E quindi questo mi accresce in un certo senso. Mi accresce e scopro delle robe che non conoscevo, di una roba talmente lontana, talmente nascosta dallo Stato, dimenticata dallo Stato, che mi permette, come individuo, come italiano anche, perché comunque si parla di Palermo, di rendermi conto, di aprire gli occhi su una realtà che prima non conoscevo. Ecco, è una roba del genere. La distanza non ci farà male. E mio figlio sta male, ha la febbre. Non sapere, non poter prendere il telefono e dire... Perché una volta alla settimana era una volta stimata, lo devi fare bastare. Un'ora. Deve essere stato effettivamente molto brutto. Povera mamma, è quello che prova mia madre anche se non sono in carcere. Vabbè. Non li sento quanto dovrei. Anche per i genitori, non solo per lui. E qual è stata la cosa che ti è mancata di più? Ma io appena, dice, mi scarico le batterie, un abbraccio e mi ricarico. E quell'abbraccio quando lo toccavo non c'era. Lo so, raga, lo so. Parlate di più con le vostre madri, chiamatele di più. Cioè, quando poi avete scoperto le cose che aveva fatto lui, ha cambiato la vostra opinione di lui? No, ma amore, io lo so che è mia figlia. Io lo so che ho cresciuto. E le soddisfazioni me le ha dati, pure là dentro. Quando mi dice, mamma, dice, io questo tempo non lo devo avere come un tempo perso. Mi devo impegnare anche qua. Comincio a lavorare, ho preso un altro diploma in francese, comincio a fare di tutto. E questo gli fa effettivamente molto onore. Giuseppe mi mostra poi la foto con cui l'hanno accusato, che, giuro, non c'entrava niente con lui. Dota sono io. No, che roba incredibile. Gli faccio però un'ultima domanda. Perché l'ha fatto? Io non
sono portati a fronte a questo paragone. Tu vivi in una realtà di questo. Sei in una situazione brutta. Non hai modo di guadagnare soldi, di andare a lavorare. Tu arrivi a casa e bambini, papà, ho fame. Tu saresti disposto a fare tutto. Comunque che culo che ha beccato lui, eh. Cioè, veramente un culo strepitoso. Certo. Beviamo ancora una cosa e approfondisco il discorso sulla zona vera e propria. Perché vivere qui? Io ci vivo bene. Qua tutti mi rispettano, mi salutano. Io sto benissimo. Mai cambiare casa. Mai. Quindi, chi ci vive, alla fine ci sta anche bene. Vicini, Palermo Centro, vicini al mare. Un qua sputi e ti fai bagnare. Ah, mi raccomando, ragazzi, dico una cosa sola a proposito di questo ragazzo che però si collega un po' a tutto. Se una persona è stata in carcere, ha imparato, si è pentito e ha fatto una nuova vita, vi prego, non abbiate pregiudizi e rapportatevi con loro normalmente, perché hanno pagato il loro pegno con la giustizia, sono usciti e basta. Mi raccomando, questa è una cosa importante, questa è una cosa veramente, veramente importante. È perché è sera. Tu dal balcone vedi Mondello, la spiaggia più importante di Palermo. C'è anche commerciali. La montagna a due passi, lo stadio a tre passi. Come punto geografico. Chi non si pente va a fanculo. Chi non si pente invece va a fanculo. Sono stato in carcere, ci riandrei, lo rifarei. Ecco, no, questo va a fanculo. Non ci batte nessuno. Giuseppe ci dà poi un'informazione di cui non ero al corrente. Allora abbiamo un po' sotto controllo. Per dire, tu sei uscito, va bene. E 2 settimane fa è finito, adesso sei un uomo libero. Perché non si sa mai, ragazzi, non si sa mai. Non si sa, ma potrebbe capitare a tutti. Vi mettete in macchina ubriachi, siete al cellulare, buttate sotto uno. Può capitare, ahimè, a tutti. State attenti a non a valutare sempre caso per caso, a conoscere bene le persone, le loro storie, eccetera. Mi raccomando, mi raccomando. Ma può succedere anche che vi beccano con 50 euro di fumo in tasca. Può succedere di tutto. Non ve lo auguro, chiaramente, però può succedere. Quindi mi raccomando, mi raccomando. Sì. Per questo andiamo a cena fuori, accendiamo un po' di e allora andiamo a cena. Una cosa che ti consiglio, ci sta sempre una faccia. Buona serata, ciao ciao. Comunque è assurdo. Pensa com'è differente. Può capitare anche che vi vengano a prendere, Vi vengono a prendere senza che voi abbiate fatto nulla, succede, Ci sono tantissimi errori giudiziali in Italia. Quindi giudiziari, quindi state attenti, veramente state attenti sempre. Andare in qualsiasi posto rispetto alle persone con cui sei. Cioè, noi siamo venuti qua prima ed eravamo tutti un po' spaventati, adesso siamo venuti con te ed era come essere a casa. Dopo un bel viaggetto, i nostri amici ci portano in un posto per loro speciale. Hai visto? Celebrity bar, perché sapevano che venivi tu. E dopo esserci seduti e aver ordinato, queste robe qui no. Tagliare. E come ti senti? Una delle più belle in vita mia. Ieri dai valore a cose che tu non dai. No, si vede che hai un gran cuore comunque. Si vede che sei uno. No, è vero, si vede che è bello, è proprio bello. Sono genuinamente molto contento di averti incontrato per caso. E lo dico. Grande cazzo, bravo, bellissimo video. A parte le stronzatine, mi prude le palle, eccetera. Bellissimo video, bellissima storia, bellissimo racconto, super top. È una persona d'oro che, a giudicare da quello che mi era stato detto sullo Zen, approvato. Non mi sarei mai aspettato di trovare. E infine ci non l'avrei mai detto, non l'avrei mai detto. Pensavo di fare più battute, cazzate, eccetera, invece è venuta fuori una roba molto carina. Sono contento. Grandissimo. Ci sentiamo e magari ci vediamo, chi lo so. Buonanotte, ciao ciao. Wow. Che bello, che bello, che bello, che persone. Mentre tornavo a Milano, ripensavo a tutto quello che avevo vissuto. È vero che allo Zen esiste della criminalità e che qualcuno può dimostrarsi più aggressivo del previsto. Ma lo Zen ha fatto vedere due realtà, quella di merda, quella buona. La gente che vive la sua vita con serenità e che purtroppo si è ritrovata, suo malgrado, in un contesto nettamente più difficile. Giuseppe è la dimostrazione che si può scegliere di vivere in un certo modo anche nelle zone più difficili e che la forza di volontà porta sempre a qualcosa di buono. E poi è la dimostrazione vivente che, nonostante tutto... No, raga, abolire il 41 bis, mamma mia, tacete, per favore tacete. La vita è bella. State zitti, muti. Almeno informatevi su quello che hanno fatto le persone al 41 bis e che cos'è il 41 bis e perché si utilizza il 41 bis. Tacete, Dio Cristo. Dio, zitti, Dio Madonna. Grazie, sono rossa, grazie. Meglio così, non avrei saputo dirlo.
Top, bravo, bravo Ale, veramente. Chapeau, davvero, chapeau. Prendi il telecomando e schiaccia, sai bene quel tasto. Dina chi c'è su YouTube, è giù.